Buongiorno a tutti e benvenuti al secondo appuntamento di Novamont e Tom. La formazione non si ferma. Io sono Flavia Vigoriti e vi accompagnerò anche durante questa seconda lezione alla scoperta di Novamont e del suo prodotto di punta, il Mater B. Dove ci siamo lasciati la scorsa volta? Al racconto di Novamont, di appunto come è nata, di dove è in Italia e nel mondo. Oggi invece vi racconterò qualcosa in più rispetto al nostro prodotto principale, la bioplastica Mater B. Come vedrete anche in questa animazione che ripropongo in questa slide, Novamont e Mater B sono strettamente correlati e lo abbiamo anche cercato di rappresentare attraverso il logo. Questo perché fondamentalmente il Mater B nasce proprio dalla ricerca Novamont e quindi è un marchio, un prodotto che racchiude al suo interno sia l'eccellenza della ricerca che l'eccellenza del prodotto in sé. Perché è un prodotto eccellente? Perché è un prodotto che è controllato. È un prodotto che è, diciamo, made in Italy, che è italiano, ma naturalmente vendiamo anche all'estero, come vi ho raccontato già durante la scorsa lezione, e poi è un prodotto garantito per una serie di motivi che mi appresto a raccontarvi. Innanzitutto sono due le caratteristiche fondamentali del Mater B: la rinnovabilità, perché ricordiamo che per fare il Mater B noi utilizziamo materie prime rinnovabili che non sono in competizione con la filiera alimentare, e poi ha altre due caratteristiche fondamentali: la biodegradabilità e la compostabilità. Per raccontarvi un po' meglio, per scendere un po' più in alcuni dettagli tecnici legati a questi due termini, che non sono assolutamente sinonimi, vi lascio con due brevi video pillole di 1 minuto circa ciascuno, che sono state registrate dal nostro collega Francesco dell'Innocenti, che è uno dei massimi esperti in materia. Quindi vi lascio con questi due brevi video e ci rivediamo subito, subito dopo. Biodegradabilità. Allora, come dice il nome, è la abilità, cioè la potenzialità delle sostanze, sia naturali che quelle fatte dall'uomo, di andare incontro ad un processo di biodegradazione. La biodegradazione è la riduzione di una sostanza ai suoi minimi termini, cioè a molecole semplici che non possono essere ulteriormente scomposte e che rientrano nei cicli della natura. In particolare ci si riferisce all'anidride carbonica, che è un gas dell'atmosfera. Con la fotosintesi le piante assorbono dall'atmosfera l'anidride carbonica e formano tessuti vegetali. Queste sostanze si trasferiscono nella cosiddetta catena alimentare, ossia gli erbivori mangiano le piante, i carnivori mangiano gli erbivori, e infine si arriva alla biodegradazione, che è mediata da microrganismi, durante la quale le sostanze tornano a diventare anidride carbonica. Quindi da una parte con la fotosintesi si tira anidride carbonica dall'aria, con l'altra, con la biodegradazione, si rimette anidride carbonica nell'aria, chiudendo il ciclo del carbonio. I materiali biodegradabili fatti dall'uomo si inseriscono in questo ciclo naturale e possono essere degradati dai microrganismi come le sostanze naturali. La compostabilità è un termine che si riferisce ai prodotti che dopo l'uso possono essere recuperati mediante il compostaggio, che è la trasformazione dei rifiuti di cucina e di giardino in compost, una specie di terriccio, cioè un ammendante agricolo. Per fare prodotti compostabili ho bisogno prima di tutto di usare materie biodegradabili. Altre condizioni importanti sono la forma e soprattutto lo spessore, che condiziona la disgregazione. È ovvio che un film sottile si disgrega più facilmente rispetto a un prodotto spesso e grosso. I prodotti, quindi, devono essere compatibili col ciclo di compostaggio avendo spessori sufficientemente bassi. Inoltre, altra condizione, non devono rilasciare sostanze pericolose nel compost, come ad esempio metalli pesanti. Rieccoci qui.
abbiamo ascoltato cosa ha detto il collega Francesco su questi appunto due concetti, su questi due termini, che sono sicuramente uno dei punti di forza della nostra bioplastica e fanno sì che effettivamente poi i prodotti che si possono creare con il Mater B possano rappresentare non dei semplici prodotti, come ho già ripetuto la scorsa volta, ma delle vere e proprie soluzioni per specifici problemi ambientali. Questo perché effettivamente tali caratteristiche, unite anche alla rinnovabilità, ci permettono di ottenere un prodotto finito che ha un valore aggiunto sia durante l'utilizzo del prodotto stesso che durante, diciamo, il suo fine vita, cioè quando noi non utilizziamo più, ad esempio, un sacchetto in bioplastica o una posata o un piatto in bioplastica, possiamo però ottenere, come ho già detto, una nuova risorsa e non avere più un, diciamo, rifiuto. Come fare a riconoscere i prodotti in Mater B? Non è detto che tutti quanti, diciamo, sappiano riconoscerlo così facilmente ad occhio nudo, anche se poi, specialmente con i sacchetti che a noi fanno parte, come dire, della nostra vita quotidiana, un po' tutti ormai sanno riconoscere anche al tatto un sacchetto in bioplastica rispetto invece ad un materiale di tipo diverso. Ci vengono in aiuto alcuni simboli che vedete rappresentati in questa slide. Cosa sono questi simboli? Rappresentano le certificazioni che sono rilasciate da organismi internazionali accreditati e appunto se noi troviamo almeno uno di questi simboli apposto su, ad esempio, il nostro sacchetto, sulla posata, sappiamo che una volta utilizzato quel prodotto lo possiamo poi conferire, quindi buttare nella nostra raccolta dell'umido, nel nostro bidoncino dell'organico. Questo perché, diciamo, che nella stragrande maggioranza dei casi i prodotti in Mater B biodegradabili e compostabili nascono e vengono pensati per essere conferiti nella raccolta appunto dell'umido, perché devono andare in compostaggio industriale. Quindi, una volta che noi, ad esempio, avremo il nostro sacchetto che avrò, come dire, comprato al supermercato, utilizzato per trasportare la mia spesa, riutilizzato a casa per la raccolta dell'umido, una volta pieno ed unito, insomma, di vari scarti di cucina che ci avrò appunto messo dentro, lo dovrò appunto smaltire. E una volta smaltito correttamente, questo sarà portato dall'azienda preposta in ogni comune alla raccolta dei nostri rifiuti. Questo il mio sacchetto sarà portato all'interno di un impianto di compostaggio, che è un impianto industriale dove a determinate condizioni di temperatura, pressione, umidità, il mio sacchetto, così come gli scarti di cucina, e di cibo che sono contenuti al suo interno, si comporterà esattamente come la buccia della mela, quindi o come un materiale appunto organico, e diventerà compost. Quel compost di cui ho parlato anche la scorsa volta è che diventa quindi una nuova risorsa e che fa sì che il Mater B sia appunto una soluzione, perché mi permette di non avere un rifiuto, ma di ottenere un nuovo prodotto che è il compost. Questo avviene davvero nella stragrande, come devo dire, totalità dei casi. Però la nostra ricerca ha anche individuato nel corso degli anni un'altra tipologia di, diciamo, di fine vita, ha studiato quindi dei gradi di Mater B che possono anche biodegradarsi in suolo. Questo però, badate bene, non avviene per tutti i prodotti, avviene solo per una tipologia di prodotto. E a cosa mi riferisco? Mi riferisco al telo per la pacciamatura agricola. Il telo per la pacciamatura agricola è quel telo nero che sicuramente avrete visto, insomma, posto sopra i nostri terreni, perché appunto gli agricoltori coltivano alcune colture e decidono di proteggerle con questi teli. Alcuni di questi teli sono anche in Mater B, e avere, o meglio, utilizzare un telo in Mater B è sicuramente un vantaggio. È un vantaggio perché, ripeto, la nostra ricerca è riuscita a trovare una ricetta, diciamo così, per far sì che questo telo si biodegradi direttamente in suolo. Questo cosa vuol dire? Che l'agricoltore, una volta che avrà piantato la sua coltura, l'avrà fatta crescere, poi l'avrà naturalmente raccolta per venderla, a quel punto, nel momento in cui andrà a preparare il terreno per una nuova coltura, non dovrà togliere
il telo che ha precedentemente utilizzato, perché grazie all'azione dei microrganismi quel telo andrà a disintegrarsi direttamente in suolo senza effetti nocivi per il suolo stesso, anzi lo andrà, potremmo dire che lo andrà a nutrire. E poi, questo però appunto, guardate bene, avviene soltanto per i teli di pacciamatura agricola, quindi non pensiamo assolutamente che io prendendo un sacchetto e mettendolo in suolo avvenga la stessa cosa, perché il sacchetto invece ha un fine vita specifico che è quello per il compostaggio industriale. Abbiamo parlato quindi di biodegradazione in compostaggio, di biodegradazione in suolo e terminiamo con la biodegradazione in ambiente marino, con però una dovuta precisazione, nel senso che voi dovete pensare sempre che i prodotti in Mater B non devono assolutamente finire in mare. Allora, noi sappiamo che purtroppo il problema delle plastiche nei nostri mari e nei nostri oceani è un problema quanto mai attuale, e che ha, come devo dire, portato con sé tutta una serie di problematiche legate anche ai danni che, quindi questa presenza massiccia di, materiali sta arrecando agli ecosistemi marini. Proprio per questo motivo, anche i prodotti in Mater B non dovrebbero finire nei nostri mari, perché appunto non sono stati pensati con questo scopo, ma sono stati pensati per finire appunto in compostaggio industriale. Al tempo stesso però sappiamo che purtroppo molto spesso anche per comportamenti sbagliati che noi persone abbiamo, alcuni oggetti, alcuni prodotti possono finire accidentalmente in mare. E se questo dovesse accadere con un prodotto in Mater B, cosa accade? Cioè, noi partendo da questa, ci siamo posti questa domanda, no? Partendo da questa domanda, ci siamo chiesti se un sacchetto in Mater B accidentalmente dovesse andare a finire in mare, che cosa accade? Ecco, abbiamo fatto dei test, naturalmente anche con il supporto di diciamo, università, centri di ricerca, e abbiamo constatato che il Mater B raggiunge alti livelli di biodegradazione in ambiente marino in circa un anno. Però ecco, il fatto che il Mater B nell'arco di un anno come devo dire, si disintegri anche in ambiente marino, non ci deve però come dire, non ci deve autorizzare a sentirci liberi di prendere un sacchetto e lanciarlo in mare. Sarebbe una cosa quanto mai sbagliata, ecco. Quello che possiamo dire è che il Mater B, se disperso accidentalmente in ambiente marino, può sicuramente ridurre il rischio correlato alla presenza di questo oggetto nei nostri mari, ma non può annullare completamente il rischio. E quindi vi saluto a questo punto, spero che questo approfondimento vi sia stato utile, sia stato di interesse. Vi do una piccola anticipazione sulla prossima lezione che si focalizzerà invece su quali sono nello specifico i prodotti, le soluzioni che possiamo comunque trovare in commercio e che sono prodotte in Mater B. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima lezione. A presto!